il mio bambino non trovo il mio bambino grida una donna si aggrappa a chi passa le chiedono calma cosa è successo il bambino vuole camminare senza essere tenuto per mano certe volte si impunta così tanto che lei lo lascia fare ma lo segue con lo sguardo sta attenta è stato un attimo giura un battito di ciglia il bambino non c'era più ma le dice se stessa le chiedono come è fatto quanti anni ha come si chiama e un bambino sensibile al buio risponde come bastasse riconoscere tra mille di notte vuole la luce accesa, se no non si addormenta. Gesù, se il bambino sta al buio, è capace che impazzisce. Lei ha paura soltanto al pensiero che lui possa averne. Nessuno in una vita intera, nessuno potrà arrivare a conoscerlo come lei lo ha conosciuto subito, da subito, sentirlo come lei fa. Si piega sulle ginocchia e nello spavento si culla. Quando vede la folla intorno e lei al centro, porca puttana, penso. Un poliziotto chiede a tutti di stare indietro. Un bambino è stato rapito. Mi faccio avanti e dico quello che devo. Questa favola la racconterà in commissariato, mi interrompe la gente, appena inizio a spiegargli. Ha il sospetto che io stia tentando di intralciare o addirittura depistare le indagini. I documenti vuole. Intanto guarda lei e ciecamente le promette giustizia. I documenti, ripeto. Mentre li sto cercando e penso che è assurdo. A un'emozione si crede, la verità ha bisogno di prove. Non li trova insinua? Allora gli domando se anche a lei li ha chiesti. Le domande le faccio io, mette in chiaro il poliziotto, non li ha chiesti. Da una cartella tiro fuori i documenti, i miei e quelli di lei. La gente li controlla con la faccia di uno che ha mischiato giorno e notte. Prenda la signora e se ne vada, mi avverte, che non accada più come se lei e io avessimo scelta. Provo ad alzarla da terra, mi scaccia. Io la scacciavo quando voleva tenermi per mano. Mi lasci. Non si muoverà da quel punto finché non ritrovano suo figlio. Mi avvicino ancora. Le parlo sottovoce, è un segreto nostro. Il poliziotto mi ha detto che il bambino è in salvo, lo riporteranno direttamente a casa. Dobbiamo andare a casa ad aspettarlo, altrimenti busserà alla porta e non la troverà. Dice davvero? C'è un istante, ogni volta che non mi riconosce, un tempo minuscolo e immenso in cui anch'io dubito di me. Glielo assicuro e non so se sono sincero o mento o tutte e due. So che non ci farò mai l'abitudine. Mentre lei ride e ringrazia il cielo. La prendo sotto braccio, gli altri ci fissano. Con lentezza lei si alza e io vorrei sbrigarmi e uscire dalla vergogna. Su, andiamo mamma. Non mi sono perso e non mi hanno rapito, sono cresciuto e lei lo dimentica. Benvenute di una nuova puntata della Voce dei Libri. Ciò che ho letto è tratto da un romanzo molto delicato eh, di cui vi parlerò oggi. Non vi nascondo l'emozione nel leggervi questo estratto e la difficoltà a trattenere questa emozione. Ho scelto questo romanzo perché non mi andava di scostarmi dal concetto di solidarietà di cui vi ho parlato l'altra volta con il Signore delle Mosche, quel concetto di umanità, eh, per cui eh, vi ho detto l'altra volta è importante che nessuno di noi dimentichi mai. Eh, Tutto torna è il libro di oggi ed è il terzo libro di questa giovane scrittrice, Giulia Carcasi. Dico giovane perché è una mia coetanea, quindi mi do della giovane anch'io. È una scrittrice romana eh, ed è appunto questo il suo terzo libro. È, questa scrittrice è abituata, anche con i libri precedenti, ad evidenziare molto, ad analizzare quelli che sono i rapporti umani. L'aveva fatto con il rapporto adolescenziale di Carlo e Alice in Ma le stelle quante sono, l'ha fatto ancora con il rapporto madre-figlia in Io sono di legno. E lo fa qui, in cui appunto evidenzia quella che può essere la solitudine uh, di un uomo, di una donna che è malata, in questo caso è malata di Alzheimer, di una ragazza che è misteriosa, non, non è chiaro bene quale sia il suo problema. Purtroppo ultimamente a causa di motivi miei personali ho bazzicato un po' diciamo, negli ospedali e ciò che sicuramente colpisce nel momento in cui si gira in questi posti è la sofferenza che viene nell'aria. Ci sono anziani, malati, a volte anche lasciati nell'indifferenza da parte dei, da dei loro affetti perché forse volte, quando siamo giovani è facile... Eh, non badare all'importanza che mh, può fare un'ora no del nostro tempo eh, per un anziano, per un malato, perché non capiamo ancora cosa significhi invecchiare, cosa possa significare e non capiamo quanto la nostra indifferenza possa fare male a chi cerca le nostre attenzioni. Quindi diciamo che non, non, non voglio limitare oggi il discorso soltanto ad analizzare una sofferenza dovuta a una malattia che è assolutamente grave, ma una sofferenza, il soffrire la solitudine, eh, che a volte può anche far male più della malattia stessa. Poi c'è un altro tipo di solitudine che... Uh, diciamo, ho ravvisato sempre girando negli ospedali, ed è quella forse dei figli unici che sono gli unici appunto a doversi occupare dei loro cari. Li si vede girare per i corridoi per giorni interi perché non tornano a casa e probabilmente il loro unico desiderio è soltanto fare una doccia, dormire su un letto, un vero letto e riportare a casa il. Proprio il malato che si assiste in quel momento per dargli appunto quell'affetto eh, quell tra le mura domestiche. E poi ci sono loro, le badanti, eh, con la loro professionalità, ma anche con la giusta estranietà, perché loro lo fanno. Ovviamente, più delle volte per denaro, per lavoro, per necessità, perché anche loro in qualche altra parte del mondo hanno dei cari che necessitano dei frutti del loro lavoro. Quindi, non possono uh, stare lì a, a farsi sfiorare dai sentimentalismi. Invece, gli anziani si affidano a loro quando sono soli, si affidano a queste persone con quell'affetto disarmante di chi uh, deve pure aggrapparsi a qualcuno. Ma non la madre di Diego, che è appunto il, Diego è il protagonista di Tutto Torna, il libro della Car carcasi. Lei ha l'Alzheimer e sempre si chiede chi siano Ivona o Irina, si chiede anche persino chi è Diego, lo chiama Roberto, ma non si capisce chi sia Roberto. Poi pensa ad Amedeo, il cane dell'infanzia, e poi arriva Antonia in questa storia, nella storia della madre di Diego. Lei non sa chi sia quella ragazza, non lo saprà mai, però il sorriso di Antonia, il, il fatto che Antonia le regali una pianta, le regali un abbraccio, rende tutto più bello. Sono istanti che lei conserva gelosamente. In fondo tutto il resto non esiste, non conta, non importa ricordarlo. Diego invece deve ricordare, deve ricordare tutto, dà molta importanza alla memoria, ai ricordi, alle parole. Lavora alla revisione di un vocabolario e lui nei barattoli delle parole chiude tutto, chiude tutto quello che riesce a definire. È pratica che gli viene naturale anche nella vita reale. Ti lascio il mio numero, propone Antonia arrivati a termini. Non prendo, carte, non prendo carta né penna per annotarlo. Dimmi! Antonia non sa se deve offendersi oppure no, se neanche te lo segni è inutile. Al suo broncio sorrido. Tengo tutto in mente, le assicuro. Alla memoria non faccio sconto. L'ho esercitata a fare affidamento solo su se stessa e così l'ho irrobustita. Un pensiero attaccato bene, non lo stacca niente e nessuno. Tutto in mente, ripeto. Ed è proprio così, lui ha tutto in mente, infatti cataloga ogni istante, um, luogo, data, ora. E questa storia inizia con una data precisa, il 12 settembre del 2008, anche se durante tutto il racconto vedremo che ci sarà uh, un amarcord della vita di, um, di Diego che va appunto dall'infanzia all'età adulta. In uno dei suoi continui spostamenti tra Roma e Pisa dove lui insegna conosce uh, Antonia, uh, in quanto il treno, questo treno che lui appunto usa per uh, muoversi, si ferma in galleria per un istante per un guasto e le luci si spengono ed Ego è quel bambino che ha paura del buio. È una paura che non l'ha lasciato nemmeno in età adulta, ed ecco che si avvicina Antonia, che vede questo sconosciuto svenire alla, alla presenza del buio. Vede, ovviamente, metaforicamente. Eh, una voce arriva lontanissima e lo tira fuori dalla vaghezza, nemmeno lui capisce all'inizio di chi si tratti. Ad un, certo punto il, ad un certo punto la presenza di Antonia fa sì che ieri diventi oggi e domani ieri. L'ordine e la memoria di Diego si allentano, è come se Antonia ci fosse sempre stata eppure non c'era. La loro è una storia d'amore che vuole la perfezione. Più sono vicini, più forte è il rischio che il cerchio si spezzi. Basta una menzogna contro ogni logica, l'inganno si rivela più forte della verità e la verità più forte dell'inganno. Può essere immensa la vergogna per chi non la merita, e feroce l'ingiustizia subita per una bugia che diventa vera col consenso di una figura di riferimento. Diego a un certo punto si smarrisce, non sa più dove sia la verità e dove sia la menzogna la prima volta che lessi questo libro più o meno nel 2009 e lo recensi su Anobi considera, ehm, parlai di definì Giulia Carcasi una giovane promessa eh, è una scrittrice capace di analizzare veramente come dicevo prima i rapporti umani con tanta eh, attenzione, dedizione e anche tanta delicatezza eh, la sua scrittura è pulita asciutta, semplice e scorrevole, tra l'altro è un libro che se dobbiamo dargli un tempo di lettura vi dico che si legge in un'ora tranquillamente, molto veloce, ma velo ha, eh, ha una velocità eh, diciamo, ad anche ad entrare dentro, però a restarci per sempre. La sua è lebbri nel cuore di chi lo legge. Giulia Carcasi tra l'altro è una studentessa di medicina, almeno mh, quello che è scritto nella, nell nella breve biografia presente nei suoi libri. E A volte ho pensato che se da medico trasmetterà ai pazienti la stessa dedizione, attenzione, lo stesso affetto che trasmette ai suoi protagonisti dei suoi libri, sarà sicuramente un grande medico. È un, uno di quei libri che per emozionare basta anche una singola frase, una singola parola, un, un estratto, e Diego lo sa bene, appunto, è un revisore di parole, un revisore di, di un dizionario. Non c'è niente che si sporca più facilmente della bellezza e di continuo la sporca chi la possiede e chi la incontra per dimostrare che ne può disporre quanto e come vuole o perché in fondo la bellezza non sa difenderla, perché è difficile. Alla prossima puntata.